Buonasera a tutti, io sono Raffaella Norcini, l'assessore alla cultura della città di Somma Lombardo. È con piacere che apro, che rubo proprio un minuto per aprire a questi 5 appuntamenti che sono a cavallo tra il mese di febbraio e il mese di marzo, che ci introdurranno appunto in questo anno dantesco. Abbiamo in serbo altri appuntamenti, ma questi sono i nostri primi 5, sono 5 conferenze online perché, dato il periodo, non si poteva fare altrimenti. La prima, appunto, che andrà in onda questa sera, vedrà la professoressa Alessandra Polloni, docente di materie letterarie presso l'Istituto Gadda Rosselli, accompagnarci in questo percorso che è Andare all'inferno con Dante e altri famosi compagni di viaggio. Seguiranno nel mese di marzo altre 4 conferenze. Avremo il 3 marzo Sonia Serati, sempre del Gadda Rosselli, sono tutte belle le spade del mondo, tranne la spada di Artù. Desiderio carnale e pietà affettuosa. Il 10 marzo Massimiliano Labanca del Liceo Crespi di Busto, che ci presenterà questo Dante Horror. Il 17 marzo Daniela Occhino, che parlerà di Dante Ulisse, Poesia in cammino e un viaggio d'oltremare, sempre del Gadda Rosselli. Il 24 marzo Michele Di Molfetta, sempre dell'Istituto Gadda Rosselli, ci parlerà di Dante e l'esperienza del limite. Quindi permettetemi innanzitutto veramente di ringraziare col cuore questi docenti che si sono messi a nostra disposizione e ringraziare anche tutti voi che vi siete appunto collegati per ascoltare le nostre conferenze. Che dire, buona serata a tutti e buona visione. Buonasera e benvenuti. Questa sera, come appunto recita il titolo della mia trattazione, Andare all'inferno con Dante e altri famosi compagni di viaggio, vi parlerò del viaggio più affascinante, a mio parere, e anche più terribile della letteratura, appunto quello agli inferi. È un argomento ricorrente nella storia della letteratura, per cui lo possiamo definire un topos letterario. Prima di Dante abbiamo una serie di autori o comunque di racconti che ci parlano di questo tema e anche dopo Dante qualche autore si è cimentato e Dante, nel caso appunto degli autori posteriori, è sempre stato un riferimento. Quindi stasera vi racconterò appunto queste storie, alcune penso già note, altre meno note, che spero appunto vi facciano gustare la bellezza, della letteratura e, in generale dell'arte e apprezzare quello che la fantasia e la creatività dell'uomo possono produrre. Mi scuso anticipatamente perché magari dirò cose per alcuni di voi già risapute e sicuramente la mia trattazione risulta incompleta, ma stare nei tempi mi richiedeva una selezione. Spero tuttavia di farvi trascorrere una serata almeno un po' inconsueta. Partiamo dal viaggio di Dante, che secondo i critici inizia il 25 di marzo, per alcuni l'8 di aprile. Comunque è certo che sia iniziato nella fantasia dell'autore nel Venerdì Santo del 1300. Lui dice nel cammin di nostra vita e questo aggettivo nostra ci fa riflettere già sul fatto che Dante propone il suo viaggio a ciascuno di noi, come se ciascuno di noi fosse il protagonista di questo percorso che dalla selva oscura dello smarrimento morale, raffigurata magistralmente qui dall'incisione di Dorè, passa attraverso un percorso di purificazione alla beatitudine celeste. Quindi alla contemplazione di Dio. Dante nella selva oscura, come sapete, incontra le tre fiere che, secondo l'interpretazione più accreditata, rappresentano allegoricamente la lonza, la lussuria, la lupa, che incontra per ultima la cupidigia e il leone, la superbia.
si spaventa, ma viene rassicurato dall'incontro con Virgilio, il poeta autore dell'Eneide. Virgilio gli farà da guida per tutto il viaggio all'inferno e anche al purgatorio, per poi essere sostituito da Beatrice. Nell'interpretazione allegorica, come penso sappiate, Virgilio rappresenta la ragione e non può accedere al paradiso e quindi si farà sostituire da Beatrice perché non è battezzato e perché nell'interpretazione appunto allegorica con la ragione non si può arrivare a comprendere, a vedere Dio, occorre appunto l'aiuto della teologia della grazia rappresentata appunto da Beatrice. Virgilio accompagna Dante alla porta dell'inferno e questo è l'incipit del terzo canto dell'inferno. Dante ripropone una iscrizione che immagina scritta sulla porta. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. È un incipit molto famoso e come si può notare si insiste molto sul dolore e sull'idea dell'eternità, cioè le pene che i dannati che Dante incontra sono eterne, non sono destinate a finire e quindi nell'inferno la disperazione è quella di non poter godere della bellezza, della contemplazione di Dio per l'eternità. L'inferno è rappresentato da Dante buio. Dentro l'inferno le pene sono le più diverse, secondo quella legge del contrappasso, che appunto prevede un rapporto di analogia o di opposizione rispetto alla colpa dei dannati, ma appunto il luogo che Dante rappresenta è un luogo caratterizzato dal buio, il buio perché non c'è la luce di Dio. E poi a seconda dei cerchi che Dante percorre e delle pene, troviamo il caldo, troviamo il freddo, troviamo il fango, troviamo il cattivo odore. Sono appunto tutte descrizioni che chiaramente ci fanno capire come l'inferno sia il luogo più sgradevole in cui un'anima possa capitare. Riproposto in questa slide una famosa opera di Rodin. È il calco in bronzo del suo modello di gesso a cui lui lavorò per circa 40 anni. È un portale alto più di 6 metri che è noto con il titolo della Porta dell'Inferno. Ci sono 180 figure che rappresentano molte scene e figure dell'inferno dantesco ed è un'opera talmente famosa che anche un videogioco che va per la maggiore tra i nostri ragazzi, il Dante's Inferno, riproduce proprio questa immagine come appunto porta dell'inferno. Guardiamo appunto come Dante, e non solo Dante, ma gli uomini suoi contemporanei immaginavano l'universo. La concezione di Dante è una concezione geocentrica e viene da un modello di un astronomo di Alessandria, Tolomeo, che prevedeva che la Terra fosse al centro dell'universo e fosse divisa in un emisfero, come vedete, terrestre e in un altro acquatico. Intorno alla Terra ruotavano i cieli e i pianeti, ovviamente, come potete vedere, il Sole quindi era
girava intorno alla Terra fino a che appunto Copernico non dimostrò il contrario. L'inferno in particolare si apriva sotto la città di Gerusalemme, che stava sostanzialmente a metà tra i luoghi allora conosciuti, cioè l'Indo e lo stretto di Gibilterra. Attraverso un corridoio che percorreva il centro della terra si arrivava al purgatorio. Come si erano formati questa cavità e questo monte? Secondo appunto le credenze del tempo, l'inferno si era creato dopo che Dio, arrabbiato per la sfida che l'angelo Lucifero gli aveva lanciato e la sua appunto ribellione, aveva preso Lucifero, l'angelo ribelle, e l'aveva scagliato verso la terra. Il lancio, diciamo, proprio di Lucifero contro la terra aveva determinato appunto questo imbuto in fondo al quale rimaneva incastrato proprio Lucifero. Per, diciamo, reazione dall'altra parte del globo si era appunto sviluppata la montagna del Purgatorio. Intorno appunto ruotavano i pianeti e le stelle, nei quali appunto Dante nel viaggio del paradiso vedrà i beati, che poi ritroverà disposti nella cosiddetta candida rosa. Tutti i beati possono godere della contemplazione di Dio. Andiamo nel dettaglio per capire un po' come si svolge il viaggio di Dante nell'inferno e quindi guardiamo un po' la struttura dell'inferno. Qui, come vedete, c'è la selva oscura in cui Dante incontra le tre fiere, come dicevamo. Dante sta per uscire dalla selva e quindi sta per uscire da quel senso di smarrimento, ma appunto e vede il colle della grazia illuminato dalla luce divina, ma in realtà è bloccato dalle fiere e qui avviene l'incontro con Virgilio. Virgilio che lo accompagnerà appunto attraverso la porta dell'inferno, di cui abbiamo visto l'iscrizione, e poi attraverso i cerchi che compongono l'imbuto. Allora, come vedete, i cerchi sono suddivisi secondo i peccati, e in particolare i primi 5, dopo il limbo, che è, diciamo, il cerchio in cui stanno le anime dei non battezzati, di coloro che sono venuti prima di Cristo. Troviamo appunto puniti gli incontinenti, cioè quelli che non si sono saputi trattenere davanti alle loro passioni. Poi abbiamo le mura della città di Dite, che sono mura infuocate, e il sesto cerchio vede la punizione degli eretici che stanno appunto in tombe infuocate. Ci sono poi i violenti e i fraudolenti. I violenti sono quelli puniti, qui sono puniti i violenti contro il prossimo, i violenti contro se stessi e i violenti contro Dio, la natura e l'arte. E poi ci sono i fraudolenti, divisi in 10 bolge. Sia i violenti che i fraudolenti sono coloro che hanno peccato di loro intenzione, quindi intenzionalmente, quindi le loro pene sono più gravi rispetto agli incontinenti che invece si sono fatti trascinare, diciamo, dalle passioni. I peccatori più gravi, quelli puniti con le pene più gravi, sono i traditori e abbiamo quindi i traditori dei parenti, poi quelli della patria, poi quelli degli ospiti e i peggiori peccatori per Dante sono i traditori dei benefattori e in particolare appunto Lucifero incagliato in fondo
imbuto, diciamo così, sbrana perennemente ed eternamente Giuda, il traditore di Gesù Cristo, e poi Bruto e Cassio, il traditore di Cesare. Dante arriverà appunto all'incontro con Lucifero e poi, scendendo lungo il pelo di questa creatura mostruosa, riuscirà a penetrare nella burella ed arrivare appunto alle falde del Monte Purgatorio. Il viaggio negli inferi, come vi dicevo, è un topos letterario. Nel mondo antico questo tema era conosciuto con il nome di Catabasis, ma l'eroe antico scende nell'oltretomba con scopi diversi rispetto a quello di Dante. L'eroe antico scende nell'aldilà, nei racconti che abbiamo, o per conoscere il proprio futuro o il proprio ruolo nel mondo, oppure perché è incuriosito e vuole sapere che cosa c'è dopo la morte, oppure vuole riprendersi qualcosa che, o qualcuno che ha perso con la morte. Dante invece intraprende un percorso spirituale destinato appunto alla salvezza eterna dopo la purificazione. Dante, del resto, appunto, vive nel Medioevo, è un uomo del Medioevo e nel Medioevo la vita terrena era vista semplicemente come un passaggio verso la vita vera, che era quella della beatitudine eterna. E quindi, appunto, lo scopo è decisamente diverso. Adesso ci inoltriamo nelle storie del passato che hanno preceduto Dante. La più antica risale al terzo millennio avanti Cristo, è quella contenuta nell'epopea di Gilgamesh. Gilgamesh è un re di una città della Mesopotamia, di Uruk, ed è appunto, secondo quanto ci raccontano queste tavolette scritte in scrittura cuneiforme, è un re molto prepotente, molto superbo. I cittadini di Uruk perciò chiedono agli dèi di liberarli da questo, diciamo, tiranno. E gli dèi predispongono che Gilgamesh incontri un antagonista. Il suo antagonista sarà Enkidu, che è un rozzo selvaggio che vive nella foresta. Da Enkidu viene mandata una prostituta sacra, la quale gli dedica 7 giorni di amore, dopo i quali Enkidu potrà incontrare, reso civilizzato appunto dall'iniziazione al sesso, potrà incontrare Gilgamesh, o meglio, scontrarsi con Gilgamesh, perché i due lottano tra di loro. Il combattimento è un combattimento molto corretto, al termine del quale ciascuno riconoscerà il valore dell'altro e inizierà un'amicizia che, secondo alcuni critici, è paragonabile a quella tra Patroclo e Achille, e quindi anche dei connotati amorosi. Nelle tavolette, che sono ovviamente la trascrizione di un patrimonio orale, Enkidu affronta la morte per due volte. In uno dei racconti, Enkidu decide di scendere deliberatamente nell'oltretomba perché il suo amico Gilgamesh ha perso il Mikki e il Puku. Secondo alcuni interpreti sono degli strumenti musicali, secondo altri i simboli del potere. Gilgamesh raccomanda a Enkidu di scendere seguendo certe prescrizioni, per esempio non dovrà mettersi una veste pulita, non dovrà ungersi e profumarsi perché i morti potrebbero tenerlo con sé. Ed Enkidu in realtà disubbidisce a tutti questi ordini e viene trattenuto negli inferi. Gilgamesh si dispera e quindi chiede agli dèi di poter almeno incontrare Enkidu per farsi appunto raccontare com'è l'aldilà.
Enkidu, appunto, risale come una folata di vento, ci dicono appunto le tavolette, e racconta che l'aldilà è un mondo estremamente triste, dove i morti hanno conforto solo se vengono ricordati. Quindi, quanti più figli e discendenti hanno, quanto più la loro vita nell'aldilà è leggera. Ma chi appunto è da solo e non viene ricordato dall'affetto di nessuno, vive nell'aldilà in un modo disperato, mangiando, dice, gli avanzi del cibo raccolti per strada. L'altra morte di Enkidu avviene, secondo appunto un'altra tavoletta, perché Gilgamesh ed Enkidu hanno compiuto delle imprese che gli dei non hanno gradito e quindi gli dei decidono di punire uno dei due. La sorte vuole che la punizione cada su Enkidu, il quale si ammala e muore. Gilgamesh, disperato per aver perso l'amico, intraprende un viaggio alla ricerca dell'unico cittadino che si chiama Upnapishtim, che è sopravvissuto al diluvio, e quindi si apre un racconto che è assai simile a quello biblico. Upnapishtim deve costruire un'arca, ci sale con la moglie, con gli animali e si salva da un diluvio e ottiene, in quanto appunto giusto, il dono appunto dell'immortalità. Quindi Gilgamesh si mette alla ricerca di questo personaggio, il quale lo sottopone alla prova del sonno. Gli chiede, appunto, per raggiungere questo dono, di stare sveglio per 6 giorni e 6 notti. Ma in realtà Gilgamesh non resiste e dormirà per 6 giorni e 6 notti, a indicare che l'uomo è fragile e quindi non può ricevere questo dono. Però Upnapishtim, per conforto, gli indica dove si può trovare la pianta della giovinezza. Se ci si ciba di questa pianta, si può ritornare giovani. Gilgamesh affronta un'avventura, trova la pianta, ma mentre sta facendo il bagno in un fiume, esce un serpente dai cespugli e divora questa pianta. Il serpente perderà la vecchia pelle, ringiovanirà e Gilgamesh dovrà rassegnarsi, e così tutta l'umanità, al fatto che l'eterna giovinezza è per l'uomo, ai noi, impossibile. Passiamo nel mondo greco. Allora, nel mondo greco l'aldilà è noto anche col nome di Ade, che non è solo il nome degli inferi, ma anche il nome della divinità. È fratello di Zeus, nella mitologia romana si chiama Plutone, e la leggenda, il mito che lo riguarda, ci racconta appunto, come potete immaginare dalla scultura del Bernini, di un matrimonio, perché la, diciamo, ragazza che Ade sta afferrando sarà la sua futura moglie, un matrimonio non proprio gradito appunto dalla moglie. Chi è appunto la figura che Ade sta rapendo? È Proserpina. Proserpina è la figlia, o Persefone, meglio in greco, è la figlia della dea delle messi, cioè Demetra o Cerere in latino. Ade è estremamente triste perché nel suo buio regno non trova una moglie adatta. Intravede nella piana di Enna, la Sicilia, ricordiamo, soprattutto per i romani era il granaio d'Italia, una bellissima giovane che è una divinità, che è appunto Persefone. La attira facendo spuntare un asfodelo che per gli antichi era il fiore legato appunto agli inferi. E,
Persefone lo coglie e si apre improvvisamente una voragine che la risucchia. Ovviamente, Persefone non intende rimanere nel regno buio insieme ad Ade, però accetta appunto di mangiare alcuni chicchi di melograno, che è appunto un'offerta nuziale sostanzialmente. La madre sulla terra cerca disperatamente la figlia, non sa dove possa essere finita. Per la tristezza e il dolore di aver perso la figlia, lei, che è la divinità delle messi, cessa di far produrre i terreni. Gli uomini stanno morendo di fame perché lei non fa più crescere il grano nei campi. Perciò gli dei devono correre al riparo e devono in qualche modo contrattare con Ade. Ade non può più rilasciare Persefone perché ha appunto mangiato quei chicchi che rappresentano appunto l'unione nuziale, per cui si arriverà a una sorta di accordo. Per alcuni mesi, a seconda appunto delle versioni del mito, alcune 3 mesi o per altri 6 mesi, a seconda del numero dei chicchi mangiati da Persefone, Persefone rimarrà col marito e per gli altri mesi restanti tornerà con la madre. Sono i mesi in cui la madre farà fiorire la terra. Quindi questo è un mito eziologico che racconta appunto l'origine delle stagioni. Quando Persefone sta con Ade abbiamo la stagione fredda e improduttiva e quando appunto torna con la madre, Cerere o Demetra, insomma, a seconda della cultura in cui il mito è proposto, farà appunto fiorire e produrre la terra. L'interpretazione che si può dare di questo mito è che Cerere sostanzialmente, dea delle messi, abbia appunto come figlia Persefone, che rappresenta, diciamo, il chicco di grano che quindi viene interrato per un certo periodo di tempo e poi torna a essere appunto, fiore e frutto. Altri personaggi che vanno negli inferi e che sono appunto citati anche da Dante sono Teseo e l'amico Pirito. Sono appunto re Teseo degli Ateniesi e Pirito re di un popolo che si chiama dei Lapiti, i quali appunto decidono di fare una sfida, i giovani di adesso la chiamerebbero una challenge, cioè Pirito è rimasto vedovo e Teseo cerca moglie e quindi si mettono d'accordo per rapire delle ragazze. In particolare i due hanno come mira Elena, la più bella ragazza del mondo, Elena che poi sarà la causa della guerra di Troia. I due rapiscono Elena, la quale per sorte viene assegnata a Teseo, il quale però deve rinunciare momentaneamente alla sua conquista perché Elena è ancora una bambina. Però appunto Pirito reclama insomma anche lui la sua donna e osa sfidare l'inosabile, cioè pensa che la sua donna ideale possa essere appunto Persefone, la moglie di Ade, quella di cui abbiamo parlato prima. I due scendono quindi nell'Ade per rapire Persefone. Ade e la consorte li accolgono apparentemente in modo cordiale e li fanno sedere sulle segge, se, sui seggi dell'oblio. Una volta seduti su quei sedili, le carni dei nostri eroi si fonderanno insieme al seggio e non potranno più liberarsene.
Verranno liberati, o perlomeno solo Teseo verrà liberato dall'arrivo di Eracle, Ercole per i latini. Come sapete, Eracle è incaricato di affrontare 12 fatiche, per conto del re Euristeo, perché, sono, diciamo, il percorso di purificazione dopo che è impazzito, ha ucciso la moglie e i figli. La dodicesima fatica è appunto, quella di recuperare, scendendo nell'Ade, il cane a tre teste, Cerbero, il guardiano degli inferi, secondo appunto la mitologia classica. Eracle scende accompagnato da Hermes, Mercurio per i romani, che aveva spesso l'epiteto di psicopompo, cioè accompagnatore delle anime. Scende munito della sua clava e vestito con la pelle del leone di Nemea che aveva sconfitto in una delle precedenti imprese, una pelle invulnerabile che aveva tagliato con gli artigli dello stesso leone. Scende nell'Ade e ottiene da Ade e Persefone il permesso di poter portare sulla terra il cane Cerbero, a patto che non usi le armi, quindi non può utilizzare la clava, ma Eracle, con la forza delle sue poderose braccia, riesce a strozzare sostanzialmente Cerbero e a condurlo da Euristeo, superando la prova, e dalle bocche di Cerbero, davanti a Euristeo, sgorgherà un po' di bava che, secondo appunto la tradizione, darà vita a un fiore, uno dei più velenosi della nostra flora, che si chiama aconito. Durante appunto la catabasis di Eracle, Eracle vede agganciati ai seggi appunto Teseo e Pirito. Con la sua forza erculea, appunto potremmo dire, riesce a strappare dal seggio Teseo, il quale però si troverà, diciamo, scorticato nelle natiche, a tal punto che in un commento a una commedia di Aristofane si dice che è questo il motivo per cui gli Ateniesi, appunto Teseo era re degli Ateniesi, hanno, letteralmente così recita il commento, le chiappe strette. Nel momento in cui libera Teseo, accade un terremoto che impedisce ad Eracle di liberare anche Pirito, che rimarrà nell'eternità nel regno dell'oltretomba. Del resto, appunto, era Pirito che aveva sfidato gli dei tentando e proponendo la prova del rapimento di Persefone. Si recuperano appunto le persone nei viaggi nell'oltretomba, e un altro mito particolarmente noto e anche citato da Platone è quello di Admeto Alcesti. Admeto è il signore della città di Fere in Tessaglia e ha ottenuto dal dio Apollo, in cambio di una generosa ospitalità, il dono di poter rinviare il giorno della sua morte se qualcuno si sacrificherà al suo posto. Admeto prova a chiedere agli anziani genitori, ma questi si rifiutano, e quindi la prova d'amore gliela dà la moglie Alcesti. Alcesti, quindi, qui la vediamo appunto mentre abbraccia il marito, scende da Ade e Persefone e ci rimarrà finché appunto non passerà alla corte di Admeto, facendosi ospitare Ercole. Admeto, per dignità, non comunica ad Ercole o Eracle il recente lutto che ha colpito la sua famiglia, e lo accoglie in modo estremamente generoso. Quando poi Eracle viene a sapere che in realtà la corte è in lutto ed Admeto è molto provato dalla morte della moglie, decide appunto di scendere nell'Ade e di recuperargliela.
gli dei dell'oltretomba gliela concedono, e qui appunto in realtà vediamo il ritorno di Alcesti tra le braccia appunto del marito. Un'altra storia di amore oltre la morte è quella di Orfeo e Euridice. Orfeo è un cantore così abile, ci dicono i poeti, da commuovere persino gli alberi e i sassi, ed è sposato con la ninfa Euridice. Euridice è talmente bella che attira le attenzioni di un pastore, Aristeo. Per sfuggire alle sue attenzioni, al suo tentativo di violenza, Euridice calpesta un serpente che la morde e finisce uccisa dal veleno, e per cui scende nell'aldilà. Orfeo è terribilmente addolorato per la morte della sua sposa e canta il suo dolore con la lira. Tutto il mondo, nel senso che alberi, divinità, pietre piangono insieme a lui la morte di Euridice, a tal punto che gli dei, in particolare Persefone, decidono di dare ad Orfeo una seconda possibilità. Quindi permettono a Orfeo di scendere nel loro regno e di recuperare la moglie. La condizione è che lui, una volta presa Euridice, risalga verso la terra senza guardarla. Euridice gli viene consegnata velata, e quindi i due partono per questo cammino. Ma Orfeo non resiste. Allora, secondo alcune versioni, non si fida di quello che gli hanno detto gli dei dell'oltretomba. Secondo un'altra versione, in realtà non resiste all'amore, quindi vuole rivedere impazientemente il volto della sua amata. Quindi si volta ed Euridice sparisce per sempre nel regno dell'aldilà, non prima di aver pronunciato, secondo Virgilio, nelle Georgiche, questi versi che vi leggo. Quale enorme follia ha distrutto me infelice e te Orfeo? Di nuovo mi chiamano indietro i fati crudeli e il sonno spegne i miei occhi offuscati. Addio, mi circonda e mi inghiotte una notte infinita, mentre, non più tua, a te invano tendo le mani. Così disse, e sparve alla vista come il fumo disperso nell'aria tenue. Fuggì altrove e non vide più lui, che inutilmente abbracciava le ombre e ancora poteva parlare, ma il guardiano degli inferi non gli permise di passare un'altra volta la palude in mezzo. Quindi ad indicare che anche l'amore, il più forte, non può nulla davanti alla morte. Orfeo rimarrà solo e addolorato, a tal punto che non presterà più attenzione ad alcuna donna. Piange per 7 mesi, secondo alcune versioni per 7 giorni, e poi verrà ucciso dalle donne dei Ciconi. Verrà fatto a pezzi perché le donne non tollerano che un uomo non possa prendere più in considerazione il sesso femminile. Secondo il mito, la testa finirà nel fiume e continuerà a cantare, a indicare appunto in fondo l'immortalità dell'arte, l'arte che va anche oltre la morte di chi la produce. Questa parte del mito ce la racconta Ovidio nel suo poema Le Metamorfosi, e ci racconta anche il ricongiungimento dei due innamorati. Ce lo racconta così: sottoterra scende l'ombra di Orfeo e tutti riconosce i luoghi che aveva visto prima. Poi, cercandola nei campi dei beati, ritrova Euridice e la stringe in un abbraccio appassionato.
Qui ora passeggiano insieme, a volte accanto, a volte lei davanti e lui dietro. Altre volte ancora è invece Orfeo che la precede e ormai, senza paura, si volge a guardare la sua Euridice. Un altro famosissimo incontro con il mondo dei morti ci è raccontato da Omero nell'undicesimo libro dell'Odissea. Odisseo è rimasto per un anno da Circe, sta peregrinando nel tentativo di rientrare a Itaca, la sua patria, dopo la fine della guerra di Troia. Impiegherà 10 anni per raggiungere la moglie e il vecchio padre. Circe appunto lo congeda suggerendogli di chiedere appunto del suo futuro all'indovino Tiresia. Tiresia è morto, per cui Odisseo per incontrarlo dovrà praticare un rito necromantico. Per cui Odisseo non è protagonista di una catabasis, non scende negli inferi, ma evoca i morti. Raggiunge il paese dei Cimmeri, corrispondente all'attuale Caucaso, la regione del Caucaso, e dopo aver praticato una libagione a base di vino, latte, miele e acqua, e dopo aver ucciso sgozzandoli un ariete e una pecora nera, evoca i morti, i quali appunto prenderanno vigore bevendo il sangue degli animali sacrificati. Al sacrificio degli animali compaiono numerosissimi morti. Omero li elenca: bambini morti prematuramente, soldati uccisi in guerra, giovani fanciulle, vecchi. Anche la madre di Odisseo, Anticlea. Ma Odisseo li tiene lontani con la spada perché a lui interessa incontrare Tiresia, il quale, dopo aver bevuto il sangue, gli predice il suo futuro, un futuro ambiguo, misterioso. Ulisse, cioè Odisseo, riuscirà a tornare a Itaca, ma poi prenderà nuovamente il largo per raggiungere un paese in cui il mare non è conosciuto. Quel popolo scambierà il remo con cui girerà Ulisse portandolo sulla spalla per un ventilabro, e solo a quel segnale Odisseo potrà fare un sacrificio a Poseidone e rientrare a Itaca. Ma Tiresia gli comunica che comunque la sua morte avverrà per mare. Questa profezia così misteriosa e ambigua ha scatenato la fantasia degli autori che seguiranno, a partire da Dante, come vi racconteremo nelle prossime serate, ma anche, per arrivare a un autore molto più recente e contemporaneo, Valerio Massimo Manfredi ha costruito sul personaggio di Odisseo e in particolare anche su questa profezia dei romanzi. Solo dopo la scomparsa di Tiresia, Odisseo può finalmente tentare di abbracciare la madre che, così gli racconta, lei è morta per il dolore di non averlo più rivisto. Odisseo, commosso, cerca di abbracciarla, ci prova per ben 3 volte, ma non riesce perché la madre è un'ombra. Questo tema ritornerà anche negli autori successivi, come appunto poi vedremo. Incontrerà poi numerose altre anime. Ognuna racconterà come è morta o comunque parte del suo passato. Per ragioni di tempo, vi citerò solo quella di Achille, il quale appunto chiede a Odisseo notizie del figlio. Scelgo appunto questo personaggio perché ci ricorda anche una vicenda presente nella Divina Commedia. Cioè nel cerchio degli eretici,
Cavalcante de Cavalcanti, padre di Guido Cavalcanti, famoso poeta e amico intimo di Dante, sentendo la voce di Dante, si alza dalla tomba infuocata in cui è costretto a stare come punizione e chiede notizie del figlio. Dante ha un momento di incertezza ed è appunto un passo molto drammatico e commovente. Cavalcante, interpretando quell'incertezza come una brutta notizia, si ributta senza aspettare la risposta di Dante nella tomba, disperato, pensando che anche il figlio sia morto. Achille invece riceverà da Odisseo buone notizie sul figlio che è ancora vivo e compie imprese valorose. Entrambi questi incontri ci fanno comunque capire che sia per Omero che per Dante i morti, alcuni perlomeno, hanno il dono della profezia, ma non conoscono il presente, per cui chiedono ai viventi notizie dei loro cari. Durante appunto la necromanzia, poi Odisseo, come dicevo, incontra tanti personaggi, vengono citati appunto Minosse, che è anche il giudice infernale, una creatura demoniaca in Dante. Per Omero è una figura, cito, è lo splendido figlio di Zeus con lo scettro d'oro seduto a fare ai morti giustizia. E poi vengono citati Tantalo con il suo supplizio che gli impedisce già appunto nell'Odissea di potersi abbeverare e nutrire adeguatamente, perché l'acqua e i frutti che gli pendono davanti alla bocca gli sfuggono nel momento in cui cerca di afferrarli. Questo supplizio, appunto quello di Tantalo, utilizzato poi ripreso da Dante nel Purgatorio per punire i golosi. Viene citato anche Sisifo nell'Odissea, costretto a far rotolare lungo una montagna un enorme masso che poi puntualmente ridiscende. E questo supplizio, appunto, è anche ripreso da Dante nel canto settimo dell'Inferno per punire gli avari e i prodighi. Il viaggio che sicuramente ha ispirato maggiormente Dante, però, è quello di Enea. Enea, il protagonista dell'Eneide, scritta appunto da Virgilio, la guida nella Divina Commedia di Dante. Nell'Eneide abbiamo per la prima volta una vera e propria strutturazione del regno dell'aldilà, che addirittura appunto in questo disegno vedete è stata raffigurata puntualmente, così come anche la Divina Commedia vede la struttura precisa dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, una geografia strutturata. In entrambe le opere, poi, il protagonista è accompagnato da una guida, a differenza che nell'Odissea. Nell'Eneide la guida di Enea è la Sibilla Cumana, la sacerdotessa di Apollo che viveva a Cuma e che aveva il dono della profezia. Personaggio appunto che qui vediamo raffigurato nella Cappella Sistina da Michelangelo e che poi è stato ripreso anche dalla Rowling nel personaggio di Sibyl Cuman nel ciclo dei romanzi famosissimi di Harry Potter. Come appunto sapete, nella Divina Commedia è proprio l'autore dell'Eneide, Virgilio, ad accompagnare Dante. Enea, appunto accompagnato dalla Sibilla, si addentra nel regno dell'oltretomba e appunto il primo incontro che fa è con Caronte. Caronte nella tradizione classica è il nocchiero, il traghettatore delle anime nel regno dell'aldilà. Fa salire sulla sua barca i morti e li porta nel regno dell'oltretomba. Per
Per fare questo richiede un obolo e infatti nell'antichità i morti venivano sepolti con una moneta in bocca proprio per pagare Caronte. Questo personaggio si ritrova appunto nell'Eneide, ma anche si ritrova con più o meno le stesse fattezze caratteristiche anche nell'Inferno, nel canto terzo, dove appunto Caronte ha le stesse mansioni. Ed è interessante vedere come la narrazione di Virgilio sia alquanto simile a quella di Dante. Le anime che si affollano sulla riva del fiume sono paragonate alle foglie che al primo freddo d'autunno vacillano e anche appunto nell'inferno Dante paragona le anime proprio come le foglie che d'autunno cadono l'una presso l'altra finché il ramo vede la terra tutte le sue spoglie. Caronte è pronto a traghettare le anime, ma ne vede alcune che respinge. E la Sibilla spiega che sono le anime degli insepolti. Per gli antichi, gli insepolti dovevano vagare nell'incertezza e quindi non avrebbero trovato pace fino a che qualcuno non li avesse seppelliti. Tra queste anime, Enea riconosce Palinuro, il suo nocchiero, che durante una tempesta era caduto in mare e Palinuro racconta appunto di essere rimasto in mare per 3 giorni fino a che non era riuscito ad approdare in un paese dove gli abitanti però l'avevano ucciso e l'avevano lasciato sulla spiaggia insepolto. Perciò chiede a Enea di ritornare e a seppellirlo. La Sibilla lo rassicura e gli dirà che sicuramente ci sarà qualcuno, non Enea, che si farà carico della sua sepoltura e che il luogo in cui lui verrà sepolto prenderà il suo nome. E infatti, appunto, abbiamo Capo Palinuro. Caronte, così come nella Divina Commedia, non vuole trasportare un corpo vivo. Ha già, dice, trasportato Eracle, Teseo e Pirito, quindi appunto personaggi che abbiamo già visto, ma la Sibilla lo convince attraverso appunto il ramo d'oro, che è appunto una sorta di passepartout che la Sibilla ha fatto procurare a Enea per poter passare nel regno dell'aldilà. Altro incontro celeberrimo che troviamo sia nell'Eneide che nell'inferno al canto sesto è quello con Cerbero, il cane infernale, quello recuperato da Eracle. Il cane a tre teste che latra sia nell'Eneide che nella Divina Commedia e che viene placato in entrambi i poemi con il lancio di una focaccia da parte della Sibilla nell'Eneide, una focaccia soporifera. Mentre nell'inferno, al canto sesto, perché Cerbero è il custode del cerchio dei golosi, Cerbero si placa quando Virgilio gli lancia un pugno di terra. E il duca mio, cioè Virgilio, distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro alle bramose canne. Finalmente Enea raggiunge i Campi Elisi dove dimorano le anime dei giusti. Sono un luogo sostanzialmente paradisiaco dove le anime trascorrono il loro tempo esercitandosi in palestra, mangiando sull'erba, leggendo in un boschetto profumato dall'oro, bagnati dal fiume Eridano, che corrisponde praticamente al Po.
Lì Enea può finalmente incontrare il padre Anchise, il quale, a differenza di Tiresia, non solo gli profetizza il suo futuro, gli dirà che raggiungerà una terra per la quale dovrà combattere, ma anche gli mostrerà le persone, le anime che sono in attesa di reincarnarsi. Perché appunto Virgilio riprende una teoria della reincarnazione da un mito platonico, il mito di Ere. E quindi gli vengono mostrati i grandi che hanno fatto grande Roma, tra cui appunto Ottaviano Augusto, l'imperatore per il quale, diciamo, Virgilio lavorava su commissione di mecenate, e al quale l'opera dell'Eneide in fondo è dedicata, perché Enea viene considerato da Virgilio e poi comunque dai Romani come l'antenato della gens Iulia, cioè della famiglia a cui apparteneva Ottaviano Augusto e il padre adottivo Giulio Cesare. Quindi, a differenza dell'Odissea in cui Odisseo riceve solo una profezia individuale, qui abbiamo in realtà il vaticinio di una missione universale di Enea. Anchise sostanzialmente infiamma di gloria Enea, dandogli il ruolo di progenitore di una stirpe destinata a fare grandi cose nel mondo. Anche nell'Eneide troviamo appunto l'abbraccio impossibile, in quanto appunto Enea vuole alla termine del colloquio abbracciare il padre. Tre volte tentò, scusate, tre volte tentò di gettargli le braccia al collo, tre volte l'immagine invano afferrata sfuggì alle mani, uguali e leggeri venti e similissima al sogno. Questo abbraccio impossibile lo troviamo anche nel Purgatorio, al secondo canto, quando Dante incontra l'anima del musico Casella. Tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Le anime non sono corporee, quindi il tentativo di dimostrare l'affetto anche fisicamente per tutti questi personaggi che vagano nell'aldilà è un'impresa impossibile. Ma c'è anche una donna che viaggia negli inferi ed è Psiche. Ci viene raccontata la sua vicenda nel romanzo del secondo secolo d.C. di Apuleio. Il romanzo si intitola appunto L'asino d'oro e all'interno c'è la famosa favola dell'amore tra un dio, che è appunto amore, Cupido, Eros, e la giovane fanciulla Psiche, ritenuta la più bella di tutto il mondo, e per questo aveva suscitato le ire e la gelosia di Venere. Adesso stiamo parlando della mitologia romana. Venere perciò incarica suo figlio, cioè Amore, di fare innamorare attraverso le sue frecce la ragazza dell'uomo più brutto del mondo. Ma Amore, un po' in modo imbranato, sbaglia colpo e si ferisce, per cui l'amore scoppia tra lui e la fanciulla. Amore sa che la madre è inasprita nei confronti di Psiche e quindi la frequenta di nascosto e al buio per non farsi vedere e chiede appunto alla fanciulla di contraccambiare il suo amore senza che lei possa ammirarne l'aspetto. La fanciulla, sobillata dalle sorelle, un po' gelose di questo amore segreto, una notte, mentre Amore giace addormentato,
prendo una lucerna per guardarne il viso, ma purtroppo una goccia d'olio bollente cade sul corpo di amore, il quale si sveglia e, arrabbiato per quello che considera il tradimento, si allontana da lei. Amore è tornato dalla madre e Psiche, per riconquistarlo, deve affrontare delle prove, la più tremenda delle quali sarà appunto quella della discesa agli inferi, che lei dispera di poter affrontare, tant'è vero che sale su una torre decisa a suicidarsi, ma quella torre si mette a parlare e le suggerisce degli espedienti per poter raggiungere incolume e soprattutto tornare dagli inferi, perché agli inferi Psiche, per conto di Venere, dovrà recuperare in un'ampolla un po' della bellezza di Persefone, Proserpina per i romani. La torre quindi gli suggerisce di andare a Capotenaro, che era uno dei luoghi, insieme appunto al paese dei Cimmeri, insieme a Cuma, nei quali secondo gli antichi c'era l'imboccatura dell'inferno, e munirsi di due monete e di due focacce. Le monete gli serviranno per avere il passaggio di andata e di ritorno appunto da Caronte, mentre le focacce gli serviranno per ammansire prima e durante il ritorno Cerbero. Quindi Psiche torna con l'ampolla, ma curiosa com'è, apre l'ampolla, nella quale in realtà non c'è la bellezza, ma è un tranello di Venere, c'è un sonno eterno. Per cui dovrà intervenire appunto amore, intenerito dalle numerose prove e fatiche che Psiche ha fatto per riaverlo, per recuperare alla vita la sua amata. Gli dèi intervengono e finalmente, appunto, amore e psiche si possono unire e genereranno una figlia che chiameranno voluptas in latino, cioè il piacere. Anche Gesù è sceso agli inferi, ce lo dicono gli Atti degli Apostoli, e questa affermazione è per la Chiesa una verità di fede, tanto è vero che la si legge nel credo, nel simbolo apostolico. Gesù fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Questa stessa affermazione si ritrova nel quarto canto dell'Inferno, quando Dante, avendo incontrato l'innumerevole schiera, di coloro che stanno nel limbo e che quindi vivono la loro condizione tra i sospiri perché desiderano e non vengono soddisfatti nel loro desiderio di vedere Dio, Dante chiede appunto a Virgilio se qualcuno di quelle anime è riuscita ad uscire da quella condizione. E Virgilio risponde così: io ero nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato. Cioè Virgilio risponde a Dante che era da poco sceso nel limbo. Virgilio muore nel 19 avanti Cristo, quando appunto è arrivato Gesù. Gesù è il possente con segno di vittoria coronato. E Gesù ha tratto dall'ombra, quindi dal buio degli inferi, i patriarchi, coloro che pur essendo vissuti prima di lui hanno creduto nel suo avvento. Anche San Paolo è sceso agli inferi, perlomeno nella lettera ai Corinzi, la seconda, lui dice di essere stato rapito fino al terzo cielo,
un'opera apocrifa del V secolo d.C., intitolata Visio Sancti Paoli, riprende questo versetto e lo sviluppa, immaginando San Paolo viaggiatore attraverso i tre regni dell'oltretomba. Nell'inferno, immaginato da questa visione, i dannati subiscono molte pene simili a quelle proposte da Dante, ma Dante probabilmente nel suo riferimento nel canto secondo prende in considerazione solo il versetto di San Paolo. Ci troviamo appunto nel canto secondo e Dante si sente indegno di affrontare il viaggio che Virgilio gli ha proposto. Prima di lui, dice, sono scesi a fare questo percorso solo Enea e Lovas de Lezione, cioè San Paolo. Enea e San Paolo non sono due personaggi insignificanti nel Medioevo, ma sono i fondatori delle due istituzioni medievali, l'impero Enea e la Chiesa San Paolo. Facciamo un salto temporale, ci spostiamo nel 1500 per questioni di tempo. Nel Rinascimento e stiamo cogliendo i frutti di quella visione che è quella umanistica, quindi quando l'interesse si sposta da Dio verso l'uomo e quindi anche gli intellettuali possono più liberamente prendere in giro e dissacrare aspetti che nel Medioevo facevano terrore ed erano degni di sommo rispetto. Per cui appunto vi cito questi due autori del Cinquecento, Pietro l'Aretino e François Rabelais francese. Pietro l'Aretino è l'autore dei sonetti lussuriosi che corredavano un libro illustrato intitolato I modi, oppure in altre edizioni, le 16 posizioni. Come potete immaginare, un libro, diciamo, dei disegni altamente, erotici, e all'interno dei sonetti, anch'essi dei contenuti, piuttosto forti, ne troviamo uno in cui, un ascolano in punto di morte sta per essere ucciso quando si sente eccitato e con tale eccitazione scende negli inferi e riesce a sodomizzare Pluto, il nemico, così lo chiama Pietro l'Aretino, e quindi a prendersi beffe proprio del capo, del sovrintendente dell'inferno. Mentre François Rabelais, nel ciclo di opere che riguardano il gigante Gargantua e il figlio Pantagruele, ci racconta anche di un compagno di avventure di Pantagruele che si chiamava Epistemone, che in una battaglia finisce decapitato. La testa gli viene reincollata con una pozione, un medicamento a base di vino bianco e di polvere di amerda, così ci dice Rabelais, e Epistemone può raccontare quanto ha vissuto scendendo nell'aldilà e quindi dice di aver parlato a tu per tu con Lucifero, di aver pranzato, banchettato sia agli inferi che nei campi Elisi, di aver raggiunto l'opinione che tutto sommato i diavoli sono brava gente. E racconta appunto che la condizione nel mondo dell'aldilà è totalmente rovesciata rispetto a quella dell'aldiqua. Tanto è vero che Alessandro Magno, per esempio, vive nell'aldilà rammendando le braghe, oppure Ulisse falcia i campi, Cleopatra vende le cipolle, Romolo vende il sale. Mentre i papi, per esempio, o acchiappano i ratti o fanno i cartolai.
Gli intellettuali, invece, e coloro che sono stati in condizioni disagiate nella vita, invece vivono da signori nell'aldilà e quindi vivono minacciando di legnate gli ex potenti se non fanno appunto bene il loro lavoro e il loro dovere. E veniamo ai nostri contemporanei. Per Primo Levi, nel famoso Se questo è un uomo, l'inferno è il lager. Numerosi sono i riferimenti all'opera di Dante nel libro di Primo Levi, a partire dal campo di Fossoli, dove i prigionieri sono in una situazione analoga a quella raccontata nei versi di Dante a proposito delle anime nel limbo. Vivono in un tempo sospeso, non conoscono il loro destino, sono impauriti. E poi non manca nell'opera di Levi il Caronte. Levi scrive questo nome in lettera, con la lettera minuscola proprio a indicare che il loro Caronte è un personaggio mediocre di fronte alla grandezza, seppur malvagia, del Caronte dantesco. È la scorta che li sta accompagnando sull'autocarro. Vi leggo. Ci siamo presto accorti che non siamo senza scorta. È una strana scorta. È un soldato tedesco, irto d'armi. Non lo vediamo perché è buio fitto, ma ne sentiamo il contatto duro ogni volta che uno scossone del veicolo ci getta tutti in un mucchio a destra o a sinistra. Accende una pila tascabile e invece di gridare, guai a voi anime prave, ci domanda cortesemente ad uno, in tedesco e in lingua franca, se abbiamo danaro o orologi da cedergli. Tanto dopo non ci servono più. Non è un comando, non è un regolamento questo. Si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro Caronte. La cosa suscita in noi collera e riso e uno strano sollievo. Caronte, il Caronte di Primo Levi, come il Caronte del mito chiede l'obolo durante il viaggio, che viene fatto appunto nelle condizioni bestiali, così come Dante raccontava l'imbarcazione carica di Caronte lungo l'Acheronte. E poi la perpetua Babele, in cui tutti urlano ordini e minacce in lingue mai udite e guai a chi non afferra il volo. Questo passaggio ci ricorda i suoni che Dante sente quando incontra gli ignavi. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche. A indicare sia in Dante che in Primo Levi che l'impossibilità di comunicare tra gli uomini è l'inizio di un processo di degradazione, quella degradazione che Primo Levi ci dipingerà così intensamente nel suo libro, fino appunto a toccare il fondo. Il capitolo intitolato Il canto di Ulisse è una vera e propria ripresa del canto 26esimo dell'inferno, quello in cui si racconta la vicenda, la parte finale della vita di Ulisse, condannato in quanto consigliere fraudolento. Primo Levi e un compagno di prigionia, detto Piccolo, sono incaricati di un servizio nel campo e in quell'occasione Primo Levi viene a sapere da Piccolo che il desiderio del suo compagno, cioè di Piccolo, è quello di imparare l'italiano. E allora Primo Levi inizia a raccontargli del padre della lingua italiana, di Dante, della Divina Commedia, e man mano che parla gli affiora il ricordo appunto della vicenda di Ulisse in Dante e quindi incomincia a citare i versi, non li ricorda con precisione, dice a un certo punto di essere disposto anche a rinunciare al rancio per ricordare
in modo perfetto quei versi per poterli spiegare così al suo compagno. E poi uno forse dei passaggi più famosi del canto 26esimo gli affiora alla mente. Ecco, attento piccolo, apri gli occhi e la mente, ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. È l'orazione picciola che Odissero cioè Ulisse fa ai compagni di avventura per convincerli a rimettersi in mare. E Primo Levi scrive: come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. È un passo estremamente intenso, cioè ricordare questi versi di Dante in cui essere uomini significa seguire virtute e conoscenza, dice a Primo Levi che non bisogna scordarsi di essere uomini e nell'abbruttimento del campo gli risveglia quel desiderio di essere uomo. È un passo estremamente, a mio parere, intenso che vi suggerisco di rileggere per intero. Altri autori che ci raccontano l'inferno moderno, alcuni perlomeno, sono Bertolt Brecht, Pasolini e Buzzati. Ho scelto questi, ma ce ne sono molti altri che hanno paragonato la vita, gli aspetti della vita moderna all'inferno dei giorni nostri. In particolare, Bertolt Brecht, esule dalla Germania nazista, si trova a vivere nel centro della civiltà capitalistica, cioè gli Stati Uniti, e pubblica nel 1941 una raccolta intitolata Elegie di Hollywood. Dentro questa raccolta c'è questa poesia, non è particolarmente lunga, ve la leggo. Meditando, mi dicono, sull'inferno, il fratel mio Shelley trovò che era un luogo pressappoco simile alla città di Londra. Io, che non vivo a Londra, ma a Los Angeles, trovo, meditando sull'inferno, che deve ancor più assomigliare a Los Angeles. Anche all'inferno ci sono, non ne dubito, questi giardini lussureggianti, con fiori grandi come alberi, che però appassiscono senza indugio, se non si annaffiano con acqua carissima, e mercati con carrettate di frutta, che però non ha odore né sapore. E interminabili file d'auto, più leggere della loro ombra, più veloci di stolti pensieri, veicoli luccicanti in cui gente rosea, che non viene da nessuna parte, non va da nessuna parte, e case, costruite per uomini felici, quindi vuote, anche se abitate. Anche all'inferno le case non sono tutte brutte, ma la paura di essere gettati per strada divora gli abitanti delle ville, non meno di quelli delle baracche. Quindi un ritratto estremamente duro e crudo della società moderna, società senza valore, società senza gusto, senza sapore, società di solitudine. Pierpaolo Pasolini invece prova a riscrivere la commedia in un'opera intitolata La Divina Mimesis. Mimesis significa in greco imitazione. E quindi Pierpaolo Pasolini, che fa uscire quest'opera nel 1975, opera incompleta, vuole da una parte ricordarci col titolo ovviamente La Divina Commedia e dall'altra anche con la parola mimesis, cioè imitazione, imitazione sia della Divina Commedia sia della realtà. Effettivamente l'opera voleva essere una trascrizione della Divina Commedia. Pasolini pubblica appunto l'opera solo per quanto riguarda i primi due canti dell'Inferno e alcuni frammenti. In quest'opera, che è in prosa, Pasolini
analogamente a Dante, intraprende il viaggio e come guida sceglie il se stesso degli anni 50, il poeta dal grande impegno civile, mentre appunto il Pasolini, viaggiatore, viandante, è ormai il poeta disincantato, incerto sulla propria missione di intellettuale. E quindi per Pasolini, perlomeno per la parte che abbiamo, l'inferno è il mondo caratterizzato dal consumismo, il mondo caratterizzato dal conformismo, il mondo nel quale soprattutto sono condannabili gli ignavi. Cioè coloro che sono mediocri, che non hanno voluto, dice Pasolini, essere né Orlandi né Don Chisciotti. E questa appunto risulta essere una critica alla società del tempo. E poi abbiamo Dino Buzzati, nella raccolta Il Colombre del 1966 c'è un racconto lungo. Mi pare in 8 capitoli, è intitolato Viaggi agli inferni del secolo. Qui Dino Buzzati immagina di essere contattato dal suo capo redattore che lo incarica di fare un servizio a proposito del fatto che nella metropolitana di Milano, durante degli scavi, hanno sembra trovato la porta dell'inferno. Buzzati si reca sul luogo ed effettivamente riesce attraverso la collaborazione dell'ingegnere incaricato di sovrintendere i lavori a penetrare in questo tunnel e si trova improvvisamente dentro una città che può essere Milano, ma che può essere qualsiasi città, ci dice Buzzati. Città regolata da delle diavolesse che utilizzando delle macchine che potrebbero essere paragonabili agli antenati del computer, regolano la vita appunto di tutti gli abitanti dell'inferno, che ha una vita sostanzialmente molto simile a quella della città terrena. Una vita però caratterizzata da tutti gli aspetti negativi, ingorghi di auto dove le persone si insultano e addirittura fanno risse per le precedenze, per i semafori, dove le luci sono al neon, sono fredde, dove la gente vive in appartamenti in solitudine. Vi segnalo alcuni capitoli che sono veramente tremendi. Uno si intitola, per esempio, L'Entrumpellung, dove Dino Buzzati ci racconta di questa festa che si fa all'inferno il 15 maggio ed è una festa in cui ci si sbarazza dei vecchiumi e si butta dalla finestra, un po' come succede in alcune città a Capodanno, tutto ciò che è vecchio e inutile. E, come potete immaginare, ciò che è vecchio e inutile spesso sono persone anziane, persone che vengono ritenute inutili dalla stessa famiglia in cui hanno sempre vissuto e per la quale hanno sempre vissuto. Oppure il capitolo Il giardino, che è quello conclusivo. Nel giardino si racconta dell'unico luogo che sembra ameno all'interno di questa vita così assurda, così direi quasi robotica. È appunto un giardino in cui una nonna, una mamma e una bambina vivono serenamente. La bambina gioca con un piccolo coniglietto e qui sembra esserci appunto una pace insolita rispetto al resto dell'inferno. In realtà, piano piano, quel giardino viene sempre più ridotto dagli speculatori che devono costruire parcheggi e rimesse per gli autobus, a tal punto che la proprietaria, che resiste alle pressioni
perché il suo terreno venga acquistato, in realtà poi si vede espropriata di tutto il terreno. La bambina non giocherà più con il coniglietto che sparisce. E quindi si troverà a non correre più tra i prati e i fiori, ci dice Buzzati, ma con delle scaglie di cemento e bitume raccolte in un angolo del cortiletto. E la chiusa di questo racconto. Ora mi si chiederà di rettificare, poiché all'inferno non possono esistere bambini. Invece ce ne sono, e come? Senza il dolore e la disperazione dei bambini, che probabilmente è la peggiore di tutti. Come potrebbe esserci un inferno come il Fè? E poi, a me stesso che ci sono stato, non è ben chiaro se l'inferno sia proprio di là o se non sia invece ripartito fra l'altro mondo e il nostro. Considerando ciò che ho potuto udire e vedere, mi domando anzi se per caso l'inferno non sia tutto di qui e io mi ci trovi ancora e che non sia solamente punizione, che non sia castigo, ma semplicemente il nostro misterioso destino. E con questo chiudo il racconto dei tanti viaggi che abbiamo fatto all'inferno. Spero di non avervi troppo annoiato e nello stesso tempo di avervi spinto alla lettura sia della Divina Commedia che di altre opere che vi ho citato questa serata, in questa serata. Voglio ricordarvi che dopo l'inferno anche Dante e Virgilio escono a rivedere le stelle. Vi invito alla prossima serata, mercoledì prossimo, quando la mia collega amica Sonia Serati vi parlerà di Paolo e Francesca e dell'amore dentro la Divina Commedia. Vi auguro buona serata e vi ringrazio per l'attenzione.